Dunque, per andare a individuare il profilo altimetrico sfruttiamo il plugin QProf. È molto semplice da utilizzare, intuitivo e io lo trovo anche molto potente. Innanzitutto andiamo a definire quello che è il DEM di nostro interesse. Possiamo anche utilizzarne degli altri se ne avessimo la necessità, in contemporanea ovviamente. Poi possiamo andare a digitalizzare la linea oppure utilizzare una che già abbiamo, come il nostro line layer tracciato, e la densificazione praticamente delle distanze tra i punti che verranno individuati la imposta automaticamente a 20 metri. 20 metri perché questo DTM ha una risoluzione minima di 20 metri pixel, quindi possiamo aumentare questo dato, però non possiamo andarlo a diminuire perché andremo a generare delle forzature nella creazione del nostro profilo. Facciamo leggere quelli che sono i dati altimetrici. Andiamo a individuare alcuni dati relativi al nostro profilo. Abbiamo appunto questa che è la lunghezza, che è diversa da quella vista poc'anzi, perché questa qui è praticamente la lunghezza in 3D. Le quote minime e massime, le varie tipologie di pendenze, sia directional che assolute. Creiamo questo che è il nostro profilo, ed ecco qui il nostro risultato. Il nostro profilo altimetrico. Ora non ci resta che esportare questo dato sotto forma ad esempio di un CSV che potremmo andare a importare in un programma, in un foglio di calcolo, ad esempio in Excel. All'occorrenza potremmo esportare anche uno shapefile di linee oppure di punti. L'esportazione è completata. Andiamo ora a importare il CSV. Il separatore delle colonne è la virgola, il comma. Non dimentichiamoci di andare a modificare quello che è il separatore delle decimali, che è impostato come, diciamo, in stile inglese. Noi dovremmo mettere punto e quello delle migliaia è nullo. Finish. Ok. Abbiamo ottenuto questo che è il nostro dato, da cui possiamo andare a tirare fuori quello che è il profilo a breve. Allora, possiamo dire che noi abbiamo qui sia la distanza progressiva in piano che la distanza progressiva in 3D. Questa qui è la colonna della quota, quindi di ogni punto. E poi la slope. Inseriamo un grafico di dispersione. Questo è il profilo metrico. Questa qui è la nostra Y. Ok. Il profilo è stato calcolato, è stato quindi esportato
E possiamo innanzitutto vedere, avere qui praticamente la possibilità di vedere, partiamo a una quota di 444 metri per terminare a una quota di 429 metri, che è il punto in cui abbiamo posizionato il nostro serbatoio. Per ognuno dei 267 punti che compongono questo profilo distanziato di ogni punto distanziato di 20 metri l'uno dall'altro, abbiamo quindi sia le quote, ma anche quella che è la pendenza, o la pendenza sia in positivo che in negativo. Siamo giunti alla fine di questo esercizietto, che magari un professionista potrà essere sembrato abbastanza scolastico, però vi posso assicurare che quando ero studente questa fu abbastanza una rottura di scatole. E tutto il processo è stato portato avanti ovviamente con quelle che sono le metodologie GIS, ma soprattutto con QGIS e con il dato, il DTM dell'ISPRA, liberamente scaricabile e usufruibile da chiunque. Quindi, costo economico di questo progetto, diciamo, di massima 0 euro, e tempo più o meno una mezz'oretta.